5 ottobre 2021, buonasera a tutti, in collegamento con Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Ancora una sera con noi, la ringraziamo di questa disponibilità. Grazie Paola di esserci. Diciamo la platea di persone che hanno bisogno dei tuoi servizi, dei tuoi aiuti è sempre più ampia. Un'umanità che va verso la pazzia, tu ci dedichi questo spazio e siamo molto grati di questo. E per tutto il pubblico di Liberi TV diciamo che ci sono varie trasmissioni, parecchie trasmissioni che potete seguire, che abbiamo registrato con Paola Sbardellati, sono molto interessanti e molto seguite e le trovate ovviamente sul canale YouTube e sul sito. Innanzitutto, ciao Gianni, Ciao. noi ci ritroviamo con piacere, con piacere, molto piacere. Grazie, grazie davvero. Abbiamo calcato diciamo il percorso della disgrazia psicologica determinata dal Covid in passato, annessi e connessi. Oggi parliamo di una cosa, parliamo di relazioni tossiche. È un argomento che insomma prescinde dal Covid, per quanto in questa situazione complessiva di disagio materiale e psicologico. Ovviamente delle cose simili di cui poi peraltro adesso definiremo bene, tu definirai la tecnica della materia, ecco, possono soltanto che ampliarsi e aggravarsi e diffondersi certe volte, come abbiamo visto anche in altre trasmissioni, anche in modo abbastanza drammatico. Ma ecco, cominciamo a perimetrare un po' l'argomento di cui parliamo. Che cos'è una relazione tossica? Ok, parliamo proprio di una definizione. La parola già un po' lascia intendere, no? La relazione che ad un certo punto non nasce come tale, cioè tossica, cioè dannosa, ma che lo diventa. Le persone stanno insieme e iniziano a stare insieme con una componente che è la sofferenza. Sofferenza o insofferenza. Normalmente questo livello tende a crescere sempre di più e si arriva a parlare appunto di tossicità. Una relazione tossica è quella per cui le persone stanno insieme, in cui stanno insieme stando male sostanzialmente. Normalmente è sempre una persona che subisce e diciamo c'è quindi una vittima e un carnefice, ma non le distingue proprio così nettamente i due ruoli, perché se c'è da un lato una persona che tende ad essere magari più aggressivo o dominante, dall'altro c'è la persona che glielo consente, e questo adesso spiego cosa vuol dire. Vuol dire che normalmente quando una persona tende a permettere all'altro di fare determinate cose che sono indubbiamente negative, possiamo parlare di una relazione appunto tossica, significa che la persona che glielo consente, in qualche modo senza rendersene conto, però magari ha bisogno di colmare quello che può essere una sua necessità. Facciamo degli esempi: il fatto di cercare di essere d'aiuto, il fatto di sentirsi magari utile in quella relazione. Il fatto di avere un ruolo quindi quasi da croce rossina, no? Quindi la famosa sindrome di croce rossina che si va spesso ad innescare in questo tipo di relazioni, e l'altro è quello che normalmente manda dei messaggi che sono un po' ambivalenti, cioè da un lato di richiesta di aiuto, dall'altro però anche molto aggressivo, perché man mano che la persona si presta per lui diventa magari aggressivo perché vede una sorta di pulizia o di capacità nell'altra persona che in qualche modo gli ricorda quello che vorrebbe essere e non è. Non so se sono stata chiara, è un po' un Sì. gioco di calcio, no? Io voglio che tu mi aiuti, ma mentre tu mi aiuti vedo esattamente quello che vorrei essere e non sono, e cerco di rimetterti nell'angolo. E la persona ci si lascia rimettere perché pensa magari di aver sbagliato, di aver esagerato, perché poi qua si vanno ad innescare una serie di manovre che vengono attuate affinché la persona resti nell'angolo. Quindi praticamente è una sorta di, come si dice, di simbiosi, nella,
nell'iniquità, insomma, non in un sistema, diciamo, sano, ecco, diciamo, non nella normalità e diventa una cosa insana, però che si prolunga e che trova, si autoalimenta proprio in questa disparità di posizioni. Esatto, è come se ci fosse una relazione malsana. La relazione è uno scambio tra due persone. Lo scambio presuppone una reciprocità. In questo tipo di relazione la reciprocità viene meno, si viene invece a stabilire più che altro un discorso di ruolo, di supremazia, di dipendenza e di attiva, dipendenza attiva e di dipendenza passiva. E di solito la persona che tende a essere quella più aggressiva è quella più insicura e che tende poi a svilire l'altra persona con cui ovviamente approccia affinché resti nella relazione. Quindi si è come in una sorta di ragnatela, no? Invisibile, di colla che unisce queste due persone e spesso si autoalimenta, più ci si muove, più si rimane imbrigliati. Quindi la persona che soccombe è quella che normalmente riesce a stare lì perché, viene svilita, viene fatta sentire come quella che non è in grado, come quella sbagliata, quella che non comprende, quella che magari pensa soltanto a se stessa. Però c'è anche poi la parte ovviamente buona, se vogliamo, che è quella che poi viene in qualche modo foraggiata dal carnefice, chiamiamolo virgolettato in questi termini, che è quella di essere utile, di far vedere ovviamente quanto la persona si presti e lo aiuti. E questo dualismo, questa ambiguità spesso incastra, no, le persone in questo tipo di scambio, non scambio, perché poi non è una vera e propria relazione, è un ruolo, è un gioco delle parti. È veramente una sorta di braccio di ferro, solo che sul depressivo andante, perché poi entrambe le persone chiaramente non stanno bene. Quella che soffre di più è sempre ovviamente quella che cerca di fare da croce rassina, ed è perché è quella che poi viene in qualche modo svilita per rimanere nella relazione. Allora, in tutto questo discorso noi abbiamo quasi dato per scontato che stiamo parlando intanto di relazioni sentimentali e Ma in non è. particolare di relazioni uomo-donna. E ancor più la, diciamo, mente va subito al pensiero in cui appunto la donna è vittima dell'uomo. Ma sono, diciamo, dei ruoli, tra virgolette, che si scambiano. Cioè l'idea di cambiare le persone è un ruolo che ci si assume a prescindere un po' dal genere. Sì. Allora, innanzitutto è vero che questo tipo di discorso che noi stiamo facendo non è applicabile soltanto un discorso di relazione sentimentale. Si verifica anche, per esempio, dentro le famiglie. Infatti. Quindi è lo stesso discorso tra magari sorelle, sorelle, fratello, sorella, madre, figlio, oppure nelle relazioni amicali. E non necessariamente parliamo di uomo carnefice e donna vittima. Possono essere anche l'inverso, quindi la donna che è una carnefice e ovviamente l'uomo che è vittima. Dipende da come sono strutturate chiaramente le persone, da quali sono ovviamente chiamiamole così, patologie, passamelo il termine, no? Di fondo, le debolezze di fondo. Parlo più di patologie perché poi veramente quando si va a parlare di relazione tossica c'è una disfunzione alla base, non risolta dalla persona che ovviamente è, io dico, il portatore sano finché sta da solo, poi diventa insano nel momento in cui approccia con un altro. Una madre che per esempio rispetto ad un figlio tende a mettere in scena dei meccanismi ovviamente quasi persecutori, in cui il figlio viene svilito, in cui il figlio anziché venire esaltato viene in qualche modo reso insicuro, e questo ovviamente è una relazione tossica che poi indubbiamente andrà a creare delle ferite nel figlio, il quale le metterà in scena nei rapporti ovviamente successivi. E quindi si innesca, diciamo, un meccanismo di quasi ereditarietà di relazione tossica. Sì, c'è una sorta di, come dire, veramente familiarità per cui la persona tende, senza rendersene conto, a inscenare quello che ha appreso. Del resto, poi Gianni,
Noi, a meno che siamo orfani, ma anche la nostra esperienza da orfano, no, ci segna perché comunque magari siamo inseriti in un contesto che può essere una casa famiglia, e quella poi ci segna comunque, però noi del resto, diciamo, nella normalità veniamo da una famiglia, i nostri genitori sono i modelli di riferimento e se questi modelli di riferimento non hanno funzionato, perché purtroppo questo accade, l'apprendimento è quello che noi, pur criticandolo, vuoi o non vuoi, se non ci lavoriamo, lo mettiamo in scena nei nostri successivi rapporti. Che si tratti poi di un rapporto con una donna o con un uomo, anziché con un figlio o con un amico, però sono quelli gli schemi. E spesso l'insicurezza che le persone si portano dietro a causa di quello che è un discorso familiare genera una disfunzione relazionale, ecco perché si parla di relazioni tossiche, perché alla base c'è sempre una insicurezza, un non aver sanato quelle che sono le proprie ferite. Io uso sempre una frase che se noi non andiamo in qualche modo a veramente curare le nostre ferite, queste vuoi o non vuoi, sanguinano addosso agli altri. Ah, questa è un'immagine abbastanza, diciamo, chiarificatrice. Perché Nel dimmi. diciamo, nuovo Galateo comunicativo, lo dico insomma perché in qualche modo dobbiamo uniformarci, ovviamente questa cosa si trasferisce anche a relazioni ovviamente omosessuali, diciamo tra persone, ecco, diciamo, a prescindere dal sesso in sé. Per esempio, un segnale, una cosa frequentissima, la gelosia eccessiva è un segno di relazione tossica, perché ancora ci sono delle persone in generale che considerano la gelosia poi eccessiva, ognuno ha il proprio scala di valori, ma comunque la gelosia come un valore in una relazione. Invece è uno dei segnali, una gelosia eccessiva è uno dei segnali di relazione tossica. Per quale motivo? Perché la persona è come se vedesse nell'altro, che, di cui è geloso chiaramente, un atteggiamento quasi di sfida, quasi di non rispetto. Quindi la persona che in realtà sviluppa, no, quella aggressività nei confronti dell'altro, per cui si parla di relazione tossica e per cui poi c'è quella gelosia di cui stiamo parlando, è quella persona che non sopporta che l'altro in qualche modo venga visto, che l'altro possa essere notato, che l'altro sfugga a un controllo e tutto viene poi rivisto di nuovo verso di sé, cioè una mancanza di rispetto. Sì, Facciamo un esempio, faccio un esempio. una bella persona anche fisicamente, senza dover far nulla, no? Non è che si abbellisca più di tanto, va in giro e lui o lei lo vede come un segno di mancanza di rispetto, ma in realtà questa è un'insicurezza della persona che viene poi tirata fuori perché più delle volte la persona dice all'altro: ah, ma ti vedi come va in giro? Ti vedi che magari sei appariscente? Cioè, oggi io cosa dovrò fare, no? Per in qualche modo stare sereno nell'uscita o stare serena nell'uscito, perché poi questo è al maschile o al femminile, come stiamo dicendo, e chiaramente questo crea una mortificazione, ma alla base c'è un'insicurezza. E questo è uno dei segnali di manipolazione, di gestione dell'altro, perché la gelosia, che viene da tanti vista come un buon segno dentro il rapporto, quella sana sì, ma quando comincia ad essere insinuante, offensiva e manipolatoria, è un segno di una relazione che non sta funzionando, dove non c'è reciprocità, non c'è serenità, non c'è spensieratezza. Nei percorsi, diciamo, patologici, quelli un po' più gravi, si può indurre una persona addirittura alla follia? Allora, c'è questo aspetto e rientra anche nel discorso delle relazioni tossiche. Adesso, magari dire che proprio l'altro lo induciamo nel vero senso della parola alla follia, non proprio così, letteralmente parlando, ma fargli credere che in qualche modo sia strano, fargli credere che sia quello che crea il problema, fargli credere che in qualche modo sia sempre e comunque inadeguato, questo è possibile. Tant'è vero che una delle cose che spesso
viene messa in pratica in maniera anche tranquilla nella relazione tossica, è la comunicazione su questo versante, cioè sul fatto che c'è una sorta di incapacità a relazionarsi. Parlo della vittima, viene fatta sentire così, Sì. incapacità a relazionarsi, come se in qualche modo non comprendesse, come se volesse sempre primeggiare. In poche parole, si proietta sulla vittima tutta una serie di cose non vere e si insinua quel germe, che possiamo chiamare poi veramente del disorientamento, non proprio follia, ma disorientamento, che annichilisce e fa rimanere nella relazione, perché poi se le relazioni tossiche durano tanto è perché evidentemente nella vittima questo germe c'è di suo e viene sviluppato dal carnefice. Usiamo questi termini così ci capiamo, no? Sì, 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 sì. E quindi purtroppo sì, sono quelle relazioni che spesso durano anche tanto, a meno che poi vanno a finire in tragedia, perché poi a volte si verificano queste violenze che non sono solo psicologiche, ma anche fisiche, che possono anche sfociare in quello che spesso sentiamo anche nella cronaca. Tutto questo tornando, facendo un piccolo salto con le nostre trasmissioni passate, in epoca Covid. In epoca di al contempo chiusura nei momenti più estremi, lockdown e così via, chiusura all'interno di relazioni diciamo così familiari, ma all'interno di un'abitazione, insomma, ecco, tra conviventi, e di sospensione delle relazioni o almeno sterilizzazione, diciamo così, di relazioni all'esterno, quindi il distanziamento, il non potersi, non so, più abbracciare o tutte queste cose, insomma, la dissuasione alla comunicatività e anche alle effusioni all'esterno dei rapporti abituali. Ecco, questa cosa un pochino ha contribuito, secondo te? Sì, ne avevamo un po' parlato e poi ci sono stati anche i dati, perché c'è stato un allarme in prima battuta sul fatto che proprio il discorso della chiusura andasse un po' a far venire meno le denunce, no, di quelle che erano le violenze domestiche di tutti i tipi. Ed effettivamente questo dato poi ha avuto un riscontro, perché effettivamente il non uscire di casa e l'avere una restrizione ha enfatizzato nel bene e nel male quello che accadeva dentro casa. Quindi, se parliamo adesso di relazioni disfunzionali e tossiche, sì, si sono enfatizzate. Purtroppo ci sono state maggiori violenze anche psicologiche, e questo, ahimè, si è rilevato successivamente. Sono state fatte delle campagne anche per far uscire fuori maggiormente le donne e far sì che loro richiedessero aiuto, se parliamo adesso solo di donne, una richiesta di aiuto fuori delle mura domestiche. Purtroppo questo c'è stato e non è stato agevolato dal lockdown e dalle chiusure e dalle restrizioni. Ahimè, c'è sempre quel discorso che in parte avevamo fatto, ovvero che il lockdown non ha fatto altro poi che far uscire fuori quello che in qualche modo era già in partenza negativo. Quindi si sono enfatizzate, si sono sviluppate in negativo situazioni già di base negative. Sì, Quindi questo anche all'interno non solo delle relazioni, diciamo, sentimentali, ma anche all'interno in generale delle relazioni familiari, per esempio anche quello che accennavamo delle relazioni, per esempio, genitori-figli, questa esortazione, questa indicazione di sostanzialmente vivere maggiormente le relazioni all'interno, appunto, tra conviventi, e ridurle o almeno, insomma, attenuarle. All'esterno, dove poi proprio all'esterno potrebbe esserci il momento della, tra virgolette, salvezza o della capacità di prendere coscienza che invece all'interno del mondo dei conviventi c'è qualcosa che non va. Insomma, anche per quanto riguarda figli, questa cosa insomma, si è ingigantita. sì, si è ingigantita, e per il discorso dei figli ancora di più c'è stato un altro elemento, che chiaramente il figlio, non potendo fare delle cose perché sono venute meno tutta una serie di attività con le restrizioni, anche quando poi sono riprese,
si è sentito il figlio sempre di più oppresso da un genitore. E quindi questo purtroppo ha creato poi con le riaperture dei danni, l'evidenziarsi dei danni. Tant'è vero che degli studi stanno proprio anche testimoniando come i ragazzi, gli adolescenti oggigiorno abbiano più problemi psicologici a causa di quello che è accaduto, perché se dentro una famiglia abbiamo una mamma o un genitore o entrambi i genitori che in qualche modo si sono, tra virgolette, accaniti, no, sul figlio nei termini di controllo, di vessazioni, di non farlo sentire adeguato, questo ha creato l'ulteriore aggravio oltre le restrizioni con le riaperture. Infatti sono aumentati i disturbi psicologici negli adolescenti. Questo purtroppo è l'altro dato. C'è E una questo, capacità. Ah, scusami, pensavo no, avessi no, finito. no, Vai. quindi questo poi, ahimè, è quello che dicevo prima, ce lo portiamo dietro quando si parla di relazioni sia amicali che sentimentali, perché poi queste persone con un'insicurezza e una rabbia repressa in qualche modo la vanno a sfogare. Quindi adottano senza rendersene conto lì per lì degli atteggiamenti e dei comportamenti che in prima battuta sembrano essere a loro ovviamente, come dire, lineari, no? Per l'esternazione di quello che sentono, ma in realtà disfunzionali, perché poi vanno a creare dei rapporti sbilanciati, delle manipolazioni, delle induzioni nell'altro nel fare determinate cose o pensare determinate cose per sentirsi loro adeguati, perché poi ci sono proiezioni. È quello che dicevo, il circolo vizioso, il genitore che Sì. non volendo mette in pratica e il figlio che a sua volta per liberarsi fa la stessa cosa, se non vi mette ovviamente le mani andando magari a risolverle queste cose, perché è chiaro che possono essere gestite queste problematiche, se la persona decide però di fermarsi e di dire alt, che sto facendo? A cosa mi serve far sentire l'altro inadeguato? Cioè se l'altro è triste, se l'altro mi dice che non sta bene, se l'altro lo devo sempre in qualche modo anche attaccare, forse c'è qualcosa che non va, me lo devo andare a vedere, ma la capacità di messa in discussione spesso è difficile oggigiorno. Infatti, è proprio questo qua, quello che volevo chiederti, cioè per riconoscere che si viva una situazione appunto così di disparità, una relazione tossica sostanzialmente, cosa si può fare? C'è una sorta di autoanalisi? Ci sono, quali sono le domande, per esempio, a cui si dovrebbe, ci si dovrebbe, si, che si dovrebbero porre a se stessi e a cui ci si dovrebbe rispondere per poi appunto capire che si vive una situazione non sana. Dovrebbe dire a se stessa, ma come sto? La semplice domanda, come sto? Perché se io non sono sereno, se io non sono felice, se non mi sento stimato, se non mi sento considerato, questo è già un indicatore enorme che c'è qualcosa che non va. Se vedo che quando io sono nella situazione di coppia, questa è, come dire, l'emozione prevalente rispetto a quello che invece mi accade quando sono in presenza di altre persone, allora c'è qualcosa che non va lì. E anche poi riflettere su il come mai magari sto fermo, non dico determinate cose, oppure discuto tanto, perché poi ci sono, no, anche delle situazioni in cui le persone sono più reattive. Allora, se io discuto tanto, anche questo mi deve far capire c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi piace. E anziché infilarsi a tutti i costi in una situazione con l'idea di far capire all'altro o all'altra quello che sta avvenendo, uno deve avere la capacità di fermarsi e di dire: ma ha senso che io stia facendo una cosa del genere sulla base di come mi sento? E lì iniziare a capire che forse c'è una via d'uscita, che è poi la salvezza fondamentalmente per tutti e due, perché poi si dà anche l'opportunità all'altra persona di metterci se vuole le mani, ma che c'è una via di uscita dove lì in qualche modo io vado anche a sanare quelle mie debolezze o quel mio tendere, no, ad occuparmi dell'altro non sano, perché l'altro poi tra l'altro manco lo richiede, non vuole essere salvato, ma semplicemente sta nella relazione con quell'unica modalità accusatoria il più delle volte, perché è quella che lo fa sentire meglio. Perché nel momento in cui faccio sentire l'altro sbagliato, io mi sento adeguato, è come una ricostruirsi un'immagine più adeguata di sé.
esattamente quell'immagine violata magari dai genitori. I percorsi, diciamo, per provare a cambiare la situazione, presumo appunto che siano in primis, diciamo, cioè, percorsi psicoterapeutici, sono percorsi, diciamo, che coinvolgono insieme entrambe le persone, oppure sono percorsi individuali? Entrambe le cose, Gianni, cioè possono essere sia di coppia, per cui se la persona, entrambe le persone ritengono di avere questo tipo di necessità, cioè uno ha un lato debole e l'altro quello più aggressivo, ma entrambi deboli, diciamo, e devono essere sanati e possono fare un discorso di coppia, ma il più delle volte, ahimè, c'è una sorta di disequilibrio anche in questo, per cui è sempre magari il percorso individuale quello che viene privilegiato, per cui di solito quando la persona, la vittima riesce a scastrarsi, è lei che va, l'altro resta tale e quale. Difficile, questo te lo dico anche per esperienza personale e professionale, che in qualche modo una persona si attivi nella veste aggressiva, di solito mantiene quell'andamento. Mantiene la sua convinzione, io dico sempre è come se restasse nel suo mondo, no? Ha bisogno di rimanere nel suo mondo e utilizza tutti gli strumenti per rimanerci, perché del resto mettersi in discussione, fare un percorso di psicoterapia è costoso, ma in termini proprio di energie è faticoso, significa ammettere quelli che possono essere i propri punti deboli e andarli a sanare, e le persone normalmente invece tendono a fare la cosa più semplice, che può essere prendere la scorciatoia, proiettare, che è un meccanismo di difesa, costruirsi il proprio mondo, no? E fin quando funziona si va avanti. Poi magari su altri versanti ci sono altre gratificazioni e questo può anche in qualche modo passare in cavalleria. Nell'ipotesi, diciamo, di una interruzione di una relazione tossica, io, diciamo, in esperienze di persone che conosco, mi sono reso conto che si replicano delle relazioni tossiche, cioè come se, io dico in modo molto sintetico, la disgrazia chiama disgrazia, cioè si replica quello stesso percorso come se si avesse una predisposizione a questa cosa, sia come, sempre tra virgolette, vittima, sia come carnefice. Sì, è vero, e si lega a quanto stavamo dicendo poco fa, no? Cioè le persone non ci mettono le mani e quindi fanno sempre, io dico, la brutta copia della brutta copia, no? Per cui in un ruolo e nell'altro si vanno sempre ad infilare in una situazione di dipendenza e di controdipendenza, per cui si autoalimentano. Io ho bisogno di fare la croce rossina e fornisco all'altro, no, la necessità, il bisogno, la soddisfazione nel farmi sentire anche come quella inadeguata, oppure di essere salvato e poi di essere attaccata. Quindi ci si autoalimenta e purtroppo sì, normalmente si replicano. Si interrompe il circolo vizioso soltanto quando una delle due parti ad un certo punto si rende conto che forse c'è qualcosa che non va e lì si offre a se stessi la possibilità di una relazione sana, dove veramente il presupposto fondamentale è la reciprocità, un termine secondo me su cui non si riflette mai abbastanza. Cosa significa reciprocità? Significa veramente scambio, rispetto, condivisione, il vedere l'altro come una risorsa e non come il nemico, non come la rappresentazione di quello che deve essere demolito perché esattamente fa da specchio a quello che noi vorremmo che fosse, ma invece non è, che fossimo, ma invece non siamo. Purtroppo sì. Perfetto. Paola, questi percorsi, diciamo, verso il disagio psicologico umano ci portano sempre un po' a, diciamo, a percorrere. Poi sono cose anche un po' tristi perché, insomma, riguardano una parte dell'umanità abbastanza ampia. Dovremmo cercare di trovare un qualcosa di cui parlare un po' più felice. Penso che dovremmo lavorare su questo nei nostri incontri, se no caratterizziamo questi nostri incontri con la tristezza. Però sono molto importanti, anche perché tu ovviamente è un punto di vista professionale.
Allora, quindi sai che dovremmo fare per cavalcare quello che stai dicendo te? Non parliamo di persone, parliamo del mondo animale, perché probabilmente ci sono dei discorsi che sono un po' più allegri, un po' più gioiosi, però l'essere umano vive abissimo nell'infilarsi in situazioni pessime, pessime. Siamo abili nel creare delle scorciatoie che poi diventano le nostre prigioni, quello sì. E quindi tutto ciò è triste, però è anche purtroppo molto, molto, molto vero. E se però, grazie ai nostri discorsi, qualcuno riesce a immedesimarsi e dire aspetta un attimo, forse questo lo sto vivendo, ne esce qualcosa di buono. Quindi tutto sommato, dai, ce la facciamo. Sì, pensiamo di avere, diciamo, una funzione, dare uno strumento di informazione del settore scientifica. Grazie a te, di questo ti ringraziamo Paola, ancora una volta, lo ricordiamo, Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro, Fate Bene Fratelli di Roma, molto impegnata in questo periodo ovviamente appunto di follia collettiva, latente o meno. Ti ringraziamo e ti diamo di nuovo appuntamento su Libre TV ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora. Grazie, grazie. Ciao Gianni, grazie.